Buonasera, bentornati a Pavia Italia, buon inizio di settimana. Questa sera apriamo il nostro telegiornale con un dossier, è il secondo rapporto agromafie caporalato stilato dall'osservatorio Placido Rizzotto della CGIL. Bene, secondo questo rapporto il Pavese sarebbe tra le province lombarde dove sussisterebbe un grave sfruttamento. Il caporalato e lo sfruttamento in agricoltura non sono questioni che riguardano solo le immense pianure del centro-sud. Anche sulle dolci colline pavesi del vino, il fenomeno, secondo l'osservatorio Placido Rizzotto della CGIL, sebbene in diminuzione, sarebbe tutt'altro che marginale e torna ad attualità nel periodo più tipico per il lavoro stagionale, la vendemmia. Nel rapporto agromafie e caporalato, l'Oltrepò pavese figura tra le zone dove lo sfruttamento della manodopera è più intenso. Nessuno si aspettava di scoprire quanto è stato scoperto con i nostri osservatori e con quanto abbiamo fatto nelle ricerche durante la vendemmia anche nel pavese, con l'utilizzo di questi lavoratori stranieri, ma non solo stranieri, insomma, non bisogna dire che sono tutti così. Abbiamo un pezzo di imprenditoria, se così la vogliamo chiamare, che sguscia dal rispetto delle regole. Ma il fenomeno, secondo quanto hanno riferito alcuni residenti a Santa Maria della Versa e lo stesso sindaco di uno dei centri vitivinicoli più importanti, almeno in questa prima parte di vendemmia è in diminuzione. I bivacchi e gli accampamenti lungo le sponde del torrente Versa e l'affollamento nel centro del paese di persone in cerca di lavoro si sarebbero notevolmente ridotti, merito dei controlli più stringenti delle forze dell'ordine, ma anche di un'ordinanza comunale antibivacco. Di rientro dalle vacanze torna a parlare ai nostri microfoni il sindaco di Vigevano Andrea Sala. Allora scopriamo quali sono le prime tre mosse, le prime tre priorità che il sindaco ha per la città. Quali sono i progetti che l'amministrazione preparerà per i vigevanesi dopo questa fine estate? Sicuramente abbiamo degli interventi molto importanti sulle circonvallazioni esterne. È giunto il momento di rifare il manto di asfalto, poiché se la stagione invernale dovesse essere rigida, non è mai bello rincorrere poi le buche o le crepe che si formano. Quindi prevenire è meglio che curare, quindi faremo dei cantieri veloci, assolutamente veloci per intralciare poco il traffico, ma che consentiranno di rimettere in sesto gran parte della circonvallazione esterna. Secondo punto, si parla di lavoro, voucher lavoro. Un altro punto molto importante su cui la Giunta è impegnata a ragionare in questi giorni è quello di far partire dei cosiddetti voucher lavoro, ovvero delle opportunità per quelle persone che oggi sono a livello di nucleo familiare senza reddito ma hanno già pagato dei contributi. Quindi faremo una graduatoria, i soldi sono stati stanziati col bilancio del 30 di luglio e quindi cercheremo di andare incontro in un momento di difficoltà con il lavoro alle esigenze di alcuni nuclei familiari. E per concludere, sempre in questi fini, quest'ultimo scorcio d'estate, inizio autunno, ci saranno anche delle novità che riguarderanno il castello. Certo, ci siamo lasciati prima dell'estate che era stato sottoscritto dai vari enti la chiusura di quello che era l'accordo di programma sul castello per aprire la fase di trasferimento di tutto il bene al comune. È richiesta la realizzazione di un piano di valorizzazione. Sul piano di valorizzazione la Giunta già nei prossimi giorni è chiamata a dare degli indirizzi che verranno poi recepiti da un punto di vista tecnico e inviati a sua volta al Demanio, alla soprintendenza, insomma a tutti quegli enti che consentiranno questo grande bene di poter darlo al Comune. Averlo in capo al Comune cosa significa? Significa che in una gestione diretta lo rendiamo più fruibile, possiamo fare anche delle strategie, delle progettualità che consentano anche da un punto di vista turistico di rilanciare la nostra città. Con la cronaca andiamo in Oltrepò, un pauroso ribaltamento si è verificato questo pomeriggio, poco dopo le 15.30, sulla strada alta che congiunge Salice a Godiasco. Siamo lungo la strada che passa anche davanti al castello di Montalfeo. Un'auto, lo state vedendo, si è ribaltata. L'auto che procedeva in discesa in direzione di Godiasco, superato il dosso, arrivato a una curva, prima sarebbe uscita di strada, poi si è completamente ribaltata. A bordo
c'era un 56enne residente in zona. L'uomo, dopo l'allarme lanciato da altri automobilisti, è stato soccorso dal 118 e da un'ambulanza della Croce Rossa che lo ha portato all'ospedale di Voghera. Stando alle prime informazioni, l'uomo non sarebbe in grave condizione. Sul posto anche Vigili del Fuoco, Carabinieri di Voghera. Siamo, lo ripetiamo, sulla stradina che passa anche davanti al castello di Montalfeo, la strada alta che congiunge Salice a Godiasco. Il ribaltamento si è verificato poco dopo le 15.30 di oggi. La politica ci porta a Pavia, dove il sindaco Massimo De Paoli è atteso a un importante faccia a faccia nelle prossime ore con i consiglieri del PD e delle liste civiche. Un faccia a faccia con i consiglieri comunali del PD e con i rappresentanti della lista civica per fare un primo bilancio e rilanciare l'azione della giunta. Archiviate le vacanze estive, il sindaco De Paoli si rituffa nei mari ben più agitati della politica pavese. L'appuntamento in agenda è fissato per mercoledì o al più tardi giovedì sera, una riunione da cui sono invece esclusi gli assessori, oggetto principale di discussione. Ai suoi consiglieri, infatti, il sindaco chiederà di stilare una sorta di pagella sull'operato della giunta in questo primo anno di mandato, evidenziando ciò che ha funzionato e soprattutto le principali criticità. Un primo passo per arrivare a quel rimpasto di deleghe annunciato nei mesi scorsi dal sindaco ai nostri microfoni. Aggiustamenti fisiologici li aveva definiti e non bocciature. Un passaggio politico delicato che De Paoli vuole condividere con la sua maggioranza, troppe volte in passato, per ammissione degli stessi consiglieri, consultata a decisioni già prese. Difficile azzardare previsioni, ma è plausibile che tra i principali temi di discussione vi sarà la gestione del verde in città, argomento che tanto ha fatto discutere negli ultimi mesi. Una delega chiacchierata nel recente passato e che si dice potrebbe transitare dalle mani di Fabio Castagna a quelle di Angelo Gualandi, che già detiene l'ecologia. Ma anche i temi dell'immigrazione, della casa e della sicurezza saranno certamente tra i più caldi nelle valutazioni dei consiglieri di maggioranza. È stato necessario l'intervento di un'ambulanza questa mattina in tribunale a Pavia. Un dipendente 45enne ha accusato un malore. I colleghi hanno subito chiamato il 118. I medici hanno soccorso l'uomo sul posto, poi l'hanno caricato sul mezzo, trasportato in codice verde al pronto soccorso del San Matteo, dove l'uomo è stato sottoposto ad alcuni controlli. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. E a Pavia rimaniamo con un altro fatto di cronaca, un furto nella zona del bar dello stadio. Hanno prima forzato il cancello d'ingresso, poi con il favore del buio hanno scassinato la porta del locale e sono entrati. Ladri in azione nella notte al Fortunati di Pavia all'interno del bar dello stadio. I malviventi sono riusciti a mettere le mani su circa 500 euro in contanti, ovvero il contenuto della cassa forzata senza troppi problemi. Impossibile stabilire con esattezza l'orario del colpo, quel che è certo è che la banda ha agito di notte quando la zona è deserta. I danni sono ancora da quantificare oltre all'incasso, infatti. Il gestore dovrà farsi carico anche delle spese di riparazione di porta e arredi. Sul caso stanno indagando i carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza dello stadio. Si spera che proprio dai filmati possano emergere particolari utili alle indagini per risalire agli autori del furto. Ancora Pavia, due aggressioni in meno di 24 ore nei pressi della stazione ferroviaria. Ieri sera, poco dopo le 22, una donna 37enne ha chiamato il 118 dicendo di essere stata picchiata dal compagno. La donna sarebbe già nota alle forze dell'ordine, è stata medicata e avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale. Nel pomeriggio di oggi, attorno alle 17.30, una seconda persona è stata aggredita sempre nei pressi della stazione. In questa occasione sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di fare luce sulla vicenda, quindi come detto in meno di 24 ore nella zona della stazione a Pavia, due aggressioni. E adesso prestate attenzione a questa rocambolesca vicenda che ci porta a Rivanazzano. Anche i partecipanti alla gara dei carrettini di Rivanazzano Terme finiscono nel mirino dei ladri. L'altra sera alcuni partecipanti alla competizione goliardica in programma il prossimo weekend stavano testando i loro mezzi giù per le discese della località San Francesco. Ma giunti al loro furgone, dopo le prove, ecco l'amara sorpresa. Qualcuno aveva scassinato il mezzo e si era preso tutto. Portafogli, soldi, documenti e persino i pezzi di ricambio dei carrettini. I piloti derubati sono tornati così a casa con le pive nel sacco, ma la disavventura non ha fiaccato il loro entusiasmo. Domenica saranno tutti in pista per il secondo Gran Premio delle S-Cars e c'è da scommetterci, non lasceranno più niente di incustodito sui furgoni.
A Broni sono giornate di festa per San Contardo e da un punto di vista liturgico c'è da registrare la prima celebrazione, la prima messa officiata dal vescovo, neovescovo della diocesi di Tortona, Monsignor Viola. Guardate la vita di Contardo, sappiamo poche cose, ma quelle che sappiamo sono tutte decisive per dirci che è un discepolo di Gesù. Anche lui ha fatto un percorso, da ricco che era si è fatto povero. Chi vi ricorda? Gesù. Paolo ce lo dice. E questo suo desiderio di abbandonare i beni terreni è sa di Gesù Cristo. Ed è decisione presa nel cuore, evidentemente, in quell'incontro personale con lui. È bella la strada che porta a casa e dove ti aspettano già. È gialla tutta la campagna ed ho già nostalgia di te. C'è chi aspetta, così vi porto dentro me. Siamo praticamente nel cuore, citando anche le sue parole, della festa in onore di San Contardo. Si aspettava tutto questo affetto popolare verso questa figura Broni? Ma mi era giunta notizia di questo affetto. E devo dire che è una bella esperienza, perché si sente proprio come Broni sente il suo santo, un affetto che poi nel tempo è sempre cresciuto, anche il modo di custodire le spoglie mortali di Contardo e tanti fatti nella vita, nella storia di questa comunità testimoniano questa vicinanza al proprio patrono. Qual è l'insegnamento maggiore, eccellenza, che dà San Contardo ai fedeli o comunque alle persone, anche a chi è lontano magari dalla Chiesa? E certo, questa è la cosa più importante, perché festeggiare un santo vuol dire proprio guardare a lui come ad un esempio di vita cristiana. Ma Contardo è un uomo essenziale, ha lasciato i suoi beni per mettersi nella condizione di pellegrino. Al suo tempo essere pellegrini era uno stato di vita, e quindi anche nel sentire una precarietà, nel non avere certezze umane, per potersi mettere in quell'atteggiamento dell'uomo che cerca Dio. Nel momento della nostra morte sentiremo di essere in passaggio, pellegrini, e che ciò che conta è poter raggiungere quella meta che è Dio stesso e la comunione con Lui piena, che è veramente la nostra casa. Un'ultima battuta, mi ha molto colpito quando lei ha detto la sua santità, la santità di San Contardo ci fa bene a noi. In che modo può toccarci? Ma ci fa bene nella comunione che noi siamo, perché nella comunione ciò che è di uno è di tutti, sia nel bene che nel male, questo dobbiamo sempre ricordarcelo. Quindi ci fa bene vedere come un membro del corpo di Cristo, che è la Chiesa, abbia potuto vivere questa intensità di fede che lo ha reso conforme a Cristo. Ma poi ci fa bene anche perché noi, proprio quell'affetto che dicevamo, ricorriamo a Lui come intercessore, e di questo con fiducia lo facciamo, sempre però ricordandoci che oltre a essere intercessore è anche esempio di vita per noi. Da Broni torniamo a Pavia, è in arrivo il gran finale della festa del Ticino. Il sabato c'è la Notte Bianca, quest'anno puntiamo su tre spettacoli, tutti diversi ma tutti penso importanti. Il nuovo progetto di Cristiano Godano, leader dei Marlene Kunz, quindi una,
un artista di rilevanza nazionale, una cover band milanese, la Jaya Band, che intratterrà insomma tutti i pavesi che vorranno passare da Piazza Vittoria e vivere con noi la Notte Bianca, e in chiusura un DJ set in cui cerchiamo di incontrare anche il pubblico un po' più giovane, uno spettacolo di musica elettronica DJ set di Lele Sacchi, che è un DJ molto importante anche a livello nazionale, resident per tanto tempo dei Magazzini Generali. Il 6 settembre la tradizionale chiusura pirotecnica con lo spettacolo di fuochi d'artificio, che quest'anno è davvero insomma nobilitata dal fatto che proprio in quel giorno riusciremo a inaugurare questa importante esposizione al Castello Visconteo sull'arte di Dario Fo. E adesso un bel reportage che ci porta in Oltre Po. Insieme al collega Ermanno Bidone vi mostriamo dove nascono le uve del miglior spumante italiano. L'altro Oltre Po del vino, quello giovane e intraprendente, quello che crede che un'altra strada sia possibile, è al lavoro. Sulle colline tra Santa Maria della Versa e Volpara, ma anche altrove, nascono le uve migliori che daranno origine ai migliori spumanti d'Italia. Siamo nella patria del Pino Nero, l'uva che i colleghi piemontesi e quelli lombardi di Franciacorta hanno saputo sfruttare al meglio per farne brand internazionali delle bollicine. Qui si punta tutto sulla qualità, a partire dalle quantità prodotte, massimo 70-80 quintali per ettaro, non i 200 ammessi dai disciplinari per il Pino Grigio, ad esempio, per arrivare al metodo di vendemmia. I grappoli, uno ad uno, vengono raccolti a mano e finiscono in piccole cassette di poco più di 20 kg. Una raccolta eseguita manualmente e selezionata per garantire una massima qualità del prodotto. Un lavoro duro e costoso per l'alto fabbisogno di manodopera, eppure nonostante questo e nonostante gli scandali che hanno rischiato di mettere al tappeto un intero territorio, chi scommette tutto sulla qualità della materia prima riesce a vedere ancora ripagati i propri sacrifici. Tutte le cose belle vanno sudate, no? Quindi dobbiamo impegnarci e insomma, noi crediamo nel nostro lavoro e vogliamo valorizzare il territorio in cui viviamo. Si può cambiare, si può. E chiudiamo, come sempre, lo sapete, con le nostre telecamere in mezzo alla gente, nelle tante feste che animano il territorio della provincia di Pavia durante quest'estate 2015. Grande successo a Scaldasole per l'orchestra di un volto amatissimo dal nostro pubblico, Ricky Renna. Una serata fantastica qua a Scaldasole, c'è la fantastica orchestra di Ricky Renna ancora sul palco e probabilmente la sentite anche. Una serata grande perché tanta gente è accorsa per passare una serata divertente, una bella serata con noi. Abbiamo mangiato, i nostri fuochisti, come io uso chiamarli, hanno grigliato alla grande. Stasera non puoi dirmi, non sei più tu. Ma perché? Ma perché? Perché lo so, la navi e lei se ne andò. Ma io ti aiuterò. E l'allegro ti rivedrò. Amica, parla ancora insieme a me. Ridi ancora insieme a me. Ma in fondo sai che questi guai un giorno certo tu riscorderai. I nostri cuochi, tra cui qua il mio babbo, ha cucinato insieme agli altri e devo dire che la serata è stata una gran bella serata per merito delle persone che sono accorse, delle persone che hanno avuto voglia di vivere, di condividere. Dimmi chi sei, respiro
cosa, ringrazio soprattutto i miei collaboratori, le persone che sono qua, che si danno da fare, che hanno voglia di faticare, dopo il lavoro accorrono ancora qua per far diventare grandi questi momenti. Ringrazio l'amministrazione che ci supporta, tutta l'amministrazione. Specialmente l'orchestra di Ricky Renna, che è stata una grande orchestra, e il gruppo di Telepavia, che è stato qua con noi, che mi ha fatto divertire, mi ha emozionato, e ho avuto l'occasione di conoscere delle persone veramente belle, delle persone fantastiche. E noi tra 2 minuti scopriremo che tempo farà nelle prossime ore.